Invitalia 2014, nuovo stand visitato. È con noi Alessia Porrello. Alessia Porrello è la responsabile marketing ed estero per la Dia Design, l'azienda di Latina che è specializzata in strutture antivandalismo outdoor e indoor. Buongiorno Alessia. Buongiorno a te Fabio, buongiorno a tutti. Quest'anno avete uno stand particolarmente bello, particolarmente ricco, pieno di grandi novità. Iniziando proprio da quella che è alle nostre spalle, che cos'è? Allora Fabio, come dicevi tu, faccio un piccolo intro per far capire come anche noi quest'anno abbiamo cercato, come sempre cerchiamo di far capire ai nostri clienti che in questo momento, soprattutto in questo momento, innovarsi e rinnovarsi è fondamentale in questo settore. Ecco perché abbiamo presentato tutte nuove soluzioni, sia da interno che da esterno. Come dicevi, possiamo iniziare con questa linea, che è la linea City. Una linea studiata appositamente per la messa in sicurezza dei distributori automatici, sia da interno che da esterno. Volevo dire che comunque sia, a prescindere dalle soluzioni innovative che stiamo portando, le nostre strutture vertono sempre su tre caratteristiche fondamentali: modularità, estensibilità e flessibilità, quindi sono tutte facilmente adattabili ai vari modelli di distributori automatici. E mi permetto di aggiungere robustezza. Sì, sono veramente robuste. Sai, abbiamo delle buone basi. Diciamo che è facile creare i castelli, ma poi come nella favola dei tre porcellini, con una volata si porta via tutto. Noi Invece c'è Papadino Porrello che ogni volta che fa così testa con mano e con quanta forza. Invitiamo i nostri clienti al nostro stand proprio per testare con mano le nostre strutture, perché sono robuste, sono forti, sono sicure e danno sicurezza ai distributori che sono all'interno. Alessia, noi ora inizieremo un velocissimo percorso itinerante all'interno del vostro stand per andare a guardare tutte quelle che sono le strutture che state andando a presentare. A cominciare dunque da questa qui, tutta blu e bianca, che è una coffee area a tutti gli effetti. Sì, una struttura, come ti dicevo prima, per la messa in sicurezza dei distributori, anche per esempio all'interno delle metropolitane, degli aeroporti o quant'altro, completamente personalizzabile, con la possibilità dell'inserimento dell'illuminazione e differenti colorazioni o grafiche. Continuando da quest'altra parte abbiamo, ecco qui, buongiorno Alfredo, buongiorno, buon lavoro, continua a fare affari, mentre noi nel frattempo approfittiamo della cortesia di Alessia per farci spiegare quella che è la vostra novità dell'anno. Sì, diciamo che il fiore all'occhiello di questa fiera è appunto la bus station, una struttura che è stata appositamente studiata per consentire agli operatori del vending di instaurare nuovi rapporti. Aspetta, facciamo vedere come funziona. Vieni qui, vieni, perché nel frattempo l'intervista la continuiamo seduti, così vi facciamo vedere questa struttura a cosa serve. Certo, mentre siamo comodamente seduti stiamo ipoteticamente aspettando l'autobus. Questa è una struttura che, combinata alla nostra linea Strong da esterno, consente di essere posizionata nelle postazioni all'aperto dove ci sono le fermate dell'autobus, quindi dando la possibilità agli operatori, come dicevo precedentemente, di instaurare importanti collaborazioni con le amministrazioni locali, dando la possibilità alle persone che aspettano l'autobus di alietare la loro attesa bevendo un caffè o prendendo uno snack. Perché il distributore è esattamente qui a fianco. Alessia, ci alziamo, l'autobus è arrivato, possiamo dire, ci siamo allietati consumando un prodotto attraverso il distributore automatico che era accanto e continuiamo in un'altra postazione. Questa qui è tutta azzurra e mi dice qualche cosa, che cos'è? Urban Coffee è una linea accattivante, una nuova linea che abbiamo presentato per le postazioni non solo all'esterno ma anche soggette ad alte temperature. È stata infatti realizzata con dei pannelli monoblocco che consentono l'inserimento di pannelli coibentati. Quindi la struttura può essere parzialmente coibentata, c'è la possibilità dell'inserimento di un particolare tetto e un particolare vetrocamera davanti ai prodotti, così da proteggerli dal sole e dalle elevate temperature. E oltre alle nostre normali prese d'aria che consentono la reazione all'interno della struttura, ci sono anche delle ventole
sul retro che consentono all'aria calda di non stagnare all'interno della struttura. Andiamo a vedere le ventole, perché questi sono piccoli dettagli che potrebbero apparire insignificanti, invece proprio per il buon funzionamento dei distributori e per la loro tenuta in vita, eccoli qui, amici, queste sono le ventole applicate per ogni struttura, che vengono poi gemellate, nel senso che due possono diventare 3, 4, 5, 6. A seconda delle necessità possono essere adattate alla struttura e consentono, come dicevo, la reazione interna. Così... Anche attraverso queste micro fessure che sono sulla parte bassa. Queste sono le prese d'aria che noi normalmente posizioniamo sui nostri distributori da esterno per appunto consentire il funzionamento delle macchine. Se le barrichiamo all'interno delle nostre strutture, il distributore va soffre. Invece con questa soluzione si consente alla macchina di lavorare in completa autonomia senza nessun tipo di problema. Giriamoci dall'altra parte, perché ora andiamo a guardare quella che è la struttura un po' più consolidata, tradizionale, che ormai da più anni rappresenta il vostro cavallo di battaglia. Certo, le nostre strutture d'esterno. In questo caso abbiamo portato la linea Strong Open, quindi per distributori che sono già provvisti di porte antivandaliche. Abbiamo portato una nuova soluzione di illuminazione, il nostro montante multifunzionale intorno a cui ruotano tutte le nostre strutture. L'abbiamo in questo caso utilizzato per dare un aspetto più luminoso alla postazione stessa. E quindi più accattivante, di maggior appeal. Non sempre all'esterno si vanno a posizionare distributori in locazioni illuminate, quindi avere un buon impatto visivo è sempre importante. Quindi non solo approfittando dell'illuminazione interna del distributore, come vedete in questo caso all'interno sui due lati ci sono dei LED, ma anche e soprattutto attraverso queste strisce di LED a basso passo, ovvero un LED ogni 1-2 cm, affinché aumenti il numero di lampadine e di conseguenza anche la quantità di luce erogata. E allora Alessia, mentre tutti lavorano qui, perché è giusto che sia così, noi andiamo a guardare quest'altra vetrina, ovvero io l'ho chiamata vetrina perché la tentazione è stata forte, in realtà di fatto vuole rappresentare una vetrina. Che cos'è? Esatto, questa è l'evoluzione del nostro normale negozio automatico. In questo caso abbiamo realizzato una struttura che può essere facilmente brandizzata, quindi con differenti grafiche e pubblicità, e può essere inserita non solo all'interno dei negozi ma anche sul fronte vetrina stesso, quindi al posto della normale vetrina di un negozio. Questo consente fondamentalmente agli operatori di non andare per forza ad affittare un vero negozio, ma anche semplicemente una vetrina magari su una strada particolarmente trafficata, ed avere la possibilità di mettere i distributori su strada, quindi si evitano alcuni inconvenienti quali per esempio problemi notturni, e si ha la possibilità, come dicevo, di illuminare la strada, quindi è una struttura che ha un particolare impatto direttamente sulle persone che passano sul marciapiede. E aggiungo, come tu mi spiegavi qualche istante fa, prima di fare la nostra intervista, la struttura è pellicolabile, ovvero è piatta e quindi non ha lo scalino o qualche curva, qualche spessore che non consente poi alla pellicola di realizzare una bruttura. È esteticamente bella, è estremamente piatta e al tempo stesso conserva tutte le caratteristiche di robustezza della DA Design, dei prodotti che voi andate a realizzare. Sicuramente, la struttura è infatti realizzata con le nostre porte antivandaliche, come ti dicevo. Non troviamo compromessi sulla qualità, portiamo sempre i nostri principi cardine avanti, modificando e andando, mi auguro, a migliorare le nostre strutture di anno in anno. Continuiamo da quest'altra parte, perché le novità, amici, non finiscono qui. Vieni Alessia, vieni qui. Voi avete realizzato in esposizione quest'anno dei piccoli corner simulando dei break point, ovvero dei punti ristoro all'interno delle aziende, e cominciando dalla parte che è alle mie spalle, questo rappresenta, diciamo, un fiore all'occhiello per quelle che sono le novità di quest'anno. Parlacene. Esattamente, come dicevo prima, le novità non si fermano all'outdoor ma anche alle strutture indoor. Stiamo affinando il colpo perché adesso i gestori si stanno, diciamo, sono
sono più propensi a realizzare delle vere e proprie aree di ristoro anche all'interno di uffici importanti, dove si rendono conto che il cliente ha delle, ha delle necessità particolari. Ecco perché abbiamo realizzato queste linee. Sono delle linee da ufficio, come dicevo precedentemente. In questo caso è importante specificare che abbiamo dato al gestore la possibilità di avere spazi interni. Normalmente il nostro corner era chiuso sul fronte. In questo caso invece si ha la possibilità di avere delle utili mensole, di avere dei rifiuti facilmente sostituibili e l'inserimento anche di monitor, porta news. Insomma, una struttura particolarmente elegante, particolarmente bella, che può essere, che può avere differenti finiture, differenti grafiche come sempre e colorazioni. Una delle caratteristiche delle vostre strutture è che sono modulari, ovvero si possono cambiare in qualsiasi modo, in centinaia di versioni le strutture e quindi assolvere a qualunque esigenza ci sia da parte del cliente finale. Allora il cliente per esempio vorrebbe che qui ci fosse una mensola dove potersi appoggiare e due sgabelli per creare due posti ristoro. Bene, si può fare. Desidera per esempio che qui venga inserito un monitor per fare informazione o digital signage o creare semplicemente i presupposti per intrattenere nei pochi minuti in cui il dipendente si ferma al punto ristoro. Bene, si può fare. Desidera avere quindi solo un monoblocco e non anche questa parte. Si può fare. Si possono fare tante cose. Detto ciò, Fabio inizierà a lavorare con noi. Io sono ormai mi aspetto un contratto da venditore per voi. Una più del diavolo, esattamente. Le nostre strutture vertono sulla modularità, come dicevo, e flessibilità. Tramite le nostre fasce telescopiche che sono posizionate dietro i distributori, si ha la possibilità di estendere le strutture, di adattarle a qualsiasi tipo di distributore. Le strutture, i distributori non sono bloccati all'interno di moduli, ma sono inserite all'interno di una struttura che è stata creata appositamente per il distributore, per andarlo a vestire. Non avremo mai problemi di dimensioni, infatti possono essere estese da 2 a 3 distributori automatici a seconda delle necessità e a seconda degli spazi. Ma voi non vi fermate qui e siete dunque andati a ricercare nuovi concept anche e soprattutto per i mercati esteri. Che cos'è questo Coffee Time semovibile? Movibile che può essere inserita all'interno degli uffici, appunto delle apposite rotelle che la rendono snella, veloce e facilmente adattabile a tutti gli ambienti. In questo caso siamo entrati all'interno del mercato delle CS, quindi delle macchinette del caffè, perché c'è una grande richiesta all'estero di macchinette di questo tipo all'interno degli uffici, ma non solo di macchinette da caffè, ma anche la combinazione delle stesse con i normali distributori automatici. Ecco perché la linea Office non si ferma alla nostra C della del coffee, così la chiamiamo noi. Passiamo qui dietro, venite, seguiteci, perché da quest'altra parte vediamo se riusciamo a inquadrarlo in tutta la sua completezza e di conseguenza in tutta la sua bellezza. Alessia, che cos'è quest'altra struttura? Questa, come dicevo, è sempre una struttura della linea Office che consente non solo l'inserimento della normale macchinetta del caffè da ufficio, ma anche la combinazione con il distributore automatico. Quindi elegante, da una linea particolare, spiritosa, come potete vedere. Infatti abbiamo messo Coffee Time, anche nel nome abbiamo ricercato qualcosa di particolare. Questa è la sua brochure, ogni struttura ha una brochure apposita che spiega le caratteristiche e anche questa ha la possibilità di avere differenti finiture, differenti grafiche. E vedo che mantiene anche in questo caso le sue caratteristiche di grandissima robustezza. Insomma, roba solida. Sì, sicuramente, roba solida, roba forte, non solo nei materiali ma anche nell'impatto. Molti clienti esseri interessati a queste linee. Speriamo anche italiani, naturalmente. Sì, no, io ne sono assolutamente certo, Alessia. E ora, amici, seguiteci perché viene, cambiamo design, ma non dia design, perché ci troviamo davanti a un'altra ulteriore novità che quest'anno avete presentato qui in fiera. Allora, facciamo in modo che il cameraman possa inquadrare questa struttura in tutta la sua interezza e in tutta la sua bellezza, perché questa struttura è realizzata internamente con i vostri materiali tradizionali, ma esternamente in Lexan.
Esattamente, è una struttura... Noi stiamo andando a cercare innovazioni non solamente nelle strutture ma anche nei materiali, stiamo testando materiali nuovi, stiamo cercando di offrire soluzioni innovative che permettano anche differenti realizzazioni finali. In questo caso abbiamo utilizzato il Lexan che è non solo un materiale molto forte, autoestinguente, brillante, che dà quindi lucentezza alla struttura, ma consente anche di essere modellato, piegato, quindi abbiamo una continuità nella grafica che rende la struttura lineare e con un'illuminazione di questo tipo sicuramente non passa inosservata. Non passa inosservata anche dai ladri che se ci provano gli va buca. Sì, sicuramente. Gli va buca perché questo è un materiale antifiamma, anche con la fiamma ossidrica Nisba, non si buca. Esattamente, autoestinguente, quindi è un materiale molto forte, molto ricercato, è uno dei materiali che noi utilizziamo per proteggere i distributori nelle nostre porte da esterno, quindi di totale sicurezza. Questo continuiamo, seguiteci perché abbiamo ancora altro da andare a vedere e esattamente quest'altro distributore dove le caratteristiche in questo caso vengono fuse. Esattamente, in questo caso noi l'abbiamo chiamato il New Basic perché è una struttura più snella rispetto a quella che abbiamo visto che aveva delle spalle centinate particolari. In questo caso invece abbiamo una linea semplice ma al tempo stesso totalmente personalizzabile, fondamentale al giorno d'oggi consentire agli operatori di brandizzare le strutture con l'inserimento non solo del loro logo ma anche con delle grafiche particolari. Oggigiorno stanno richiedendo sempre di più la possibilità di inserire grafiche anche facilmente rimovibili. In questo caso infatti si può cambiare facilmente la grafica sulla struttura pellicolandola differentemente. Diciamo anche perché se passa lo scemo di turno che si mette lì a scarabocchiare col pennarello indelebile piuttosto che cancellare eccetera si cambia direttamente la pellicola. Esattamente, anche in questo caso come dicevo cioè si ha la possibilità dell'inserimento dei mobili rifiuti singoli o doppi a seconda degli spazi e delle necessità che si hanno e anche in questo caso questa illuminazione che illumina i distributori nel loro insieme. Si può naturalmente avere l'illuminazione normale, classica che avevamo sopra il distributore e rendere quindi la struttura ancora più flessibile. E come vedete amici siamo ritornati al punto di partenza. Abbiamo fatto un percorso itinerante all'interno dello stand della Dia Design che mai come quest'anno ha presentato delle grandi novità, numerose, varie, che vanno a rappresentare praticamente tutta quella che è la vostra nuova produzione. Cosa c'è nel futuro di Dia Design, Alessia? Tanto, tanto ancora, ma Fabio, diciamo che noi abbiamo per questa fiera puntato a soddisfare la maggior parte delle richieste che ci sono arrivate, sia da interno che da esterno, soluzioni coibentate, soluzioni estendibili, personalizzabili, con materiali nuovi e con un aspetto di design particolarmente accentuato sia da interno che da esterno. E è fondamentale per noi soddisfare le richieste dei nostri clienti, è quello che cerchiamo di fare da sempre, è quello che cercheremo di fare in futuro, quindi ci auguriamo di aver presentato qualcosa di gradimento. Sicuramente, anche perché voi di fatto rappresentate la tradizione in fatto di strutture blindate nella distribuzione automatica. Il 2014 è stato per voi un anno dove avete fatto un ulteriore passo in avanti. I frutti, i risultati sono la presentazione di tutte le strutture che Alessia Porrello ha avuto modo di presentarvi negli ultimi 10 minuti. Alessia, io nel frattempo ti ringrazio per la cortese disponibilità, ti do pochi secondi per poter salutare direttamente tutti gli amici di VendingTV.it. È stato un piacere stare con voi quest'oggi, presentarvi le nostre strutture e qualora avesse interesse venite a trovarci o semplicemente scrivete o visitate il nostro sito www.diadesigngroup.it dove saranno all'interno, potete trovare tutte le nostre strutture, tutti i vari cataloghi scaricabili naturalmente. Grazie Alessia, amici non lasciateci perché abbiamo tantissime altre novità da andarvi a presentare in questa 4 giorni di Venditalia 2014. Fabio Russo per VendingTV.it qui a Milano con Alessia Porrello. Ciao Alessia. Ciao Fabio.